Bene, adesso abbiamo in mano tutti gli strumenti per risolvere le equazioni di Richards. Abbiamo in mano, meglio, tutti gli strumenti. Siete venuti al supermercato di Geofrade, si chiama il gruppo che fa questa cosa, e questo vi dà un soluttore delle equazioni, in particolare vi darà un soluttore delle equazioni di Richards 1D, che adesso andiamo a specificare che cosa significhi, e poi anche un soluttore delle equazioni 2D. Quello del soluttore delle equazioni 2D, voi dovrete avere un po' di pazienza perché sarete delle cavie, perché questo risolutore lo stiamo facendo in questo momento. L'abbiamo pensato per anni, ma lo stiamo costruendo in questo momento. Quindi quando sarà il momento voi poi lo userete fra un momento. Noi possiamo pensare che ci sono delle ragioni anche di analisi dinamica dei processi, per cui molti processi prima avvengono sulla verticale e poi ha inizio il movimento laterale lungo per esempio un versante, sui quali per il momento non mi soffermo nel dettaglio. Allora nasce la possibilità, per esempio, di analizzare una parte, almeno una parte del movimento di infiltrazione, del movimento dell'acqua nei suoli, quindi attraverso le equazioni unidimensionali di Richards. Queste si ottengono assumendo che non ci siano variabili y e x, ma ci sia solo una direzione verso il basso. Questo naturalmente corrisponde all'idea che la colonna di suolo che stiamo analizzando sia spazialmente del tutto omogenea, e quindi noi nel descrivere il moto in un punto descriviamo esattamente il moto che avviene. Quindi manca il d su dx e il d su dy nell'equazione. E internamente riconoscete tutti gli altri pezzi che abbiamo già illustrato un sacco di volte: θ doppio il contenuto d'acqua del suolo, z in questo caso ho messo la scissa verticale in crescita a partire da un punto arbitrario, k di θ è la conducibilità idraulica, psi in realtà qui la usiamo come pressione, cioè poi vedrete nei grafici valori negativi, e z è la quota, e questa roba deve essere uguale a 0. Qui abbiamo messo dentro dei parametri e li vedete elencati là. Cioè, poi il significato della tabella che vedete in alto completo lo vedrete quando andremo a farle veramente queste simulazioni. Sì, mi dica. Sì, è sbagliato nella presentazione vecchia. Allora, qui vedete psi, teta con R, psi è, teta con R, sapete che cosa significa, sono la saturazione, i parametri di Wangen-Ucten, il K con S, l'N di Wangen-Ucten, l'alfa di Wangen-Ucten. Poi ci sono altri parametri che servono ad altre cose, in particolare ad ottenere la transizione tra il saturo e il non saturo. Che evidentemente c'è una limitazione delle equazioni di Richards che richiede un'estensione. Se il suolo è saturo, tutti i pori sono pieni, dθ su dt è necessariamente uguale a 0, però l'acqua si muove lo stesso nel suolo, non solo in un modo a pistone in cui se si spinge dall'alto si muove o a destra si muove verso sinistra o dall'alto si muove verso il basso, ma anche c'è una parte del moto che è dovuta al fatto che i suoli non sono rigidi come li abbiamo pensati finora, ma sono elastici. Allora bisogna estendere l'equazione di Richards, non lo faccio in questo momento,
lo farò più tardi, e per cui entrano un paio di parametri in più. Che cosa vediamo in questi grafici? Qualcuno che mi vuole dire che cosa vede? Beh, vedete che questo grafico ha la profondità in ordinata e in questo caso è scritto suzione in ascissa. Il termine suzione qui non è esatto, nel senso che la suzione sarebbe il valore positivo, qui lo usiamo in valore negativo perché poi possiamo avere transizioni anche a pressioni positive che vediamo più in là. Vedete poi è scritto Psi 50, questi Psi 50, da questo punto di vista il grafico non è fatto allo stato dell'arte perché non si capisce cosa sia Psi 50, eccetera eccetera. Sono time step successivi presi a 5 minuti di distanza l'uno dall'altro del fenomeno di infiltrazione. E quello che vedete è che la prima linea, la linea lilla, dove c'è scritto Psi 50, è una linea retta. Questa linea retta va a 0 è pari a meno 4 e a meno 4 metri è uguale a 0. È una è quindi una linea idrostatica, rappresenta la condizione iniziale, grosso modo la condizione non è presa l'istante iniziale, perché sarebbe Psi 0,0 in quel caso, ma rappresenta bene la condizione iniziale. Una condizione idrostatica sulla superficie. Qual è la condizione idrostatica sulla superficie? Beh, la possiamo ottenere se torniamo indietro di una slide, qui mettiamo dθ su dt uguale a 0 e quindi dobbiamo avere che il gradiente di tutto quello che c'è all'interno della all'interno della parentesi tonda deve essere uguale a 0 e il risultato finale è che d su dz di psi più z deve essere uguale a 0, cioè il gradiente della hydraulic head, della carica idraulico, deve essere questo termine, deve essere uguale a 0. Quindi d psi su dz deve essere uguale a meno z. In quella condizione non si muove nulla, quindi noi qui in questa simulazione abbiamo pensato che per esempio non ci fosse stata irrigazione, non ci fossero state precipitazioni e il nostro suolo è in una condizione di neppure evaporazione, per dire la verità, e il nostro suolo fosse una condizione di equilibrio idrostatico sulla verticale. Cosa succede poi? La linea rossa, vedete, è Psi 220, quindi è un termine finale. La linea successiva è Psi 96, che è blu. La linea blu improvvisamente la Psi cresce, o se volete diminuisce la sua negatività. Vuol dire che si sta infiltrando dell'acqua. Sta piovendo sopra. Qui sta piovendo, non solo sta piovendo, sta entrando dell'acqua e la psi sta cambiando su tutto l'asse. Beh, un'altra informazione sulla curva idrostatica: se la pressione è zero, la pressione zero è presa in relativo alla pressione atmosferica, vuol dire che la falda è posta a 4 metri di profondità. Dove? Sì, è vero, c'è una falda. Una falda in realtà, come vedremo poi, c'è anche dove psi è maggiore di 0. In quel caso, se una falda si costruisce una falda che ha uno spessore all'interno della falda, la pressione cresce e diventa positiva e cresce come idrostaticamente, in questo caso, non ci sono
onde di pressioni che si propagano. No, non era questo che volevo mostrarvi. Poi vedete, cessa di piove ancora un po', piove fino all'istante Psi 120, in cui aumenta il contenuto d'acqua in superficie e quindi aumenta la pressione, ma però nel frattempo è in atto un fenomeno di ridistribuzione verso il basso dell'acqua. Poi non piove più e a Psi 144 la pressione in superficie diminuisce, perché man mano l'acqua scende fino a 4 metri e poi a Psi 220 è quasi completamente ridistribuita secondo la curva rossa. Questo perché in realtà bisogna andare a vedere anche qual è la condizione posta in profondità. In profondità la condizione è una condizione poi naturale, per dire la verità, cioè che ci sia una falda a 4 metri, che l'acqua comunque vada in falda e la falda la porti via a una velocità pari a quella di arrivo. Cioè c'è un drenaggio, si chiama libero, però su una falda presente che mantiene costante la sua profondità, che è una condizione un po' innaturale, perché la falda qui tenderebbe generalmente ad alzarsi in queste condizioni. Però il programma consente di metterla ed è stata usata. Questo era nel campo delle pressioni, ma siccome fa pressione, o meglio, suzione se preferite, il contenuto d'acqua del suolo, esiste una relazione biunivoca, noi siamo in grado di vedere anche come varia il contenuto d'acqua del suolo, e lo vedete in queste curve. La curva di nuovo rossa è la curva finale, la curva iniziale è violetta, quasi non si distingue, è quasi sovrapposta alla rossa, e poi vedete che piove e poi l'acqua si ridistribuisce. Ora ruotate questo di 90 gradi verso sinistra e osservate questo profilo. Questo profilo, ricordando che questo corrisponde a psi uguale a 0 e l'altro corrisponde a psi uguale a meno 4 metri, non è altro che il profilo delle curve di suzione di questo suolo. L'altra condizione qui è che il suolo è omogeneo, tutto uguale nella colonna. Siccome qui abbiamo detto che è saturo, vuol dire che la porosità del nostro suolo è attorno a 0,37-0,38. Cioè, nel grafico sono scritte quindi varie cose che vediamo insieme. Qui i due grafici sono posti uno accanto all'altro, come vedete hanno la stessa ordinata, quindi se noi segniamo per esempio due punti corrispondenti sull'asse delle ordinate, andiamo a vedere che la suzione di meno 1,8 corrisponde a un contenuto d'acqua 0,18-0,19, e queste sono le relazioni. Certo, qui lo vediamo in forma dinamica perché varia in ogni momento. Peraltro, poiché l'equazione è descritta dalle curve di ritenzione idrica, vi è una relazione biunivoca tra contenuto d'acqua del suolo e pressione. Punti che hanno la stessa pressione, per esempio quelli che stanno sulla verticale nel grafico a sinistra, devono avere lo stesso contenuto d'acqua sulla destra, ed è esattamente quello che succede. Cioè le due linee orizzontali vanno ad intercettare due punti, in questo caso nella linea blu, che hanno contenuti d'acqua uguali.
Questo è il carico piezometrico totale, perché prima avevamo visto come andava la psi. Qui andiamo a vedere come va psi più z. Psi più z, nella condizione iniziale, siamo nella condizione idrostatica ed appunto psi più z è zero ovunque, costante, quindi non c'è gradiente, quindi non c'è moto. Questo non fa che ripetere quello che era logico, la condizione idrostatica non presume nessun moto. Il gradiente di quella della linea violetta, lilla come l'ho chiamata prima, è zero. Negli altri punti, nelle altre condizioni si manifesta un gradiente che presenta un... Il gradiente sarebbe in realtà la derivata di questo, no? Ciò che causa il moto è la derivata di questa lungo z di queste curve, perché è d su dz psi più z. Quindi qui il gradiente più grande si avrà in questo punto e il moto sarà verso il basso. Poi pian piano si vede in qualche modo che c'è un fronte che va muovendosi verso il basso, che poi va, anche questo fronte si allarga e poi ritorna sulla condizione idrostatica. Come vi ho detto, la condizione di prima è una condizione non naturalissima. Condizione non naturalissima perché non, la falda rimane allo stesso livello, ma nello stesso tempo drena tutta l'acqua. In questo caso invece il fondo è impermeabile, cioè sempre stessa condizione iniziale, però l'acqua si deposita praticamente a partire sulla falda e la falda cresce. Infatti qui vedete le condizioni di precipitazione sono esattamente le medesime e lo si vede dalla curva blu che si potrebbe sovrapporre alle curve che abbiamo mostrato prima. Di nuovo c'è l'aumento, la precipitazione, quindi l'aumento della suzione, però non si ritorna più allo stato precedente che era rappresentato dalla curva lilla, ma si ritorna ad uno stato in cui di nuovo c'è una condizione idrostatica in cui la falda non è più a meno 4 metri, ma è qui dove interseca il valore 0, quindi a meno 3,80 m. Si è riempita, sono riempiti 20 cm di suolo di falda, la falda si è innalzata. Questa è la stessa figura rappresentata nel campo dei contenuti d'acqua. Questa situazione qui è maggiormente evidente perché vedete che in fondo qui il contenuto di acqua non varia più, perché qui siamo alla saturazione che sarà 0,37-0,38. Quindi qui il campo è saturo, in realtà dovrebbe fare così, ma probabilmente c'è una condizione ugualmente da verificare. Comunque diciamo che è saturo. Ma possiamo andare a testare anche un'altra condizione, una condizione che sia una precipitazione piuttosto imponente. In particolare che questa precipitazione generi ponding, si chiama una pozzanghera sulla superficie. Quella linea azzurra che ho disegnato rappresenta appunto, sta piovendo molto più intensamente di quanto possa essere infiltrato e quindi si forma una pozzanghera sulla superficie. Questo lo si vede anche dalle curve perché si parte dalla condizione che in questo caso è un po' più rosso scuro, poi si passa immediatamente ad una condizione in cui in superficie si raggiunge la saturazione, cioè lo psi uguale a zero, addirittura si supera.
la quantità di questo supera, che sarà 10 cm, significa che si è formato uno strato di acqua sopra pari a 10 cm. Poi le altre non serve che ve le spieghi perché sono esattamente, a parte questa caratteristica diversa, sono esattamente quelle di prima. Qui accanto alla, cioè qui questa è la suzione, queste sono le altre due grafici che rappresentano invece la variazione di contenuto d'acqua e la, a sinistra e il potenziale a destra, con le stesse caratteristiche che già vi ho illustrato. Quella era una sabbia. Se manteniamo costante la precipitazione, invece abbiamo un'argilla. Che cosa succede in argilla? Il K con S varia. Adesso è 0.000023. Molto più basso. Quello che vediamo subito è che qui siamo nel campo della suzione. Si viene a formare, intanto l'ho segnato con la linea tratteggiata rossa, psi uguale a 0, si viene a formare una falda in superficie, una falda che man mano si propaga verso il basso. Si viene a formare anche un carico su questa falda che vedete rappresentato. Se andiamo a verificare meglio, il carico non è esattamente parallelo al, non è esattamente idrostatico, ma è grosso modo idrostatico. Quindi ci sono, cioè anche, non essendo idrostatico, sembra idrostatico ma non lo è. È comunque un andamento lineare. Dovete seguire nel corso del tempo le curve, poi vedete quando smette di piovere, la falda in superficie, il terreno si desatura in superficie, e l'acqua si ridistribuisce lungo tutta la colonna. Questo che succede quando passiamo dalla linea azzurrina blu alla linea verde e poi verdino e così via. Questo è... Sì, anche il fondo impermeabile qui, quindi si andrà poi a formare una falda anche in profondità e la falda si alzerà, ma qui il movimento è molto lento, vedete teta 8640, quindi sono, è passato un sacco di tempo e ancora l'acqua è in superficie. Quelle erano tutte, queste precedenti che vi ho mostrato, erano tutte condizioni in qualche modo semplificate, cioè di un suolo omogeneo, tutto argilla, tutto uguale, senza orizzonti. In realtà abbiamo detto che i suoli possono essere molto complessi e avere vari orizzonti presenti. Per esempio qui andiamo a simulare un orizzonte in cui sopra c'è sabbia e sotto c'è argilla. E sempre nel campo delle suzioni. Perché vi faccio vedere le cose nel campo delle suzioni? Perché il motore del movimento sono i carichi, è il carico idraulico, quindi è quello lì che determina la dinamica, non è il contenuto d'acqua del suolo. Quello che vedete sopra c'è la sabbia, la prima linea qui i tempi sono ovviamente più dilatati di quelli che avevamo analizzato prima nel deflusso. Vedete qui c'è una condizione iniziale idrostatica, sempre questa volta la falda è messa a meno 2 metri e c'è uno strato di sabbia di un metro, uno strato di argilla di un altro metro. La condizione iniziale è idrostatica. Quasi immediatamente si viene a riformare, cioè c'è tutta una fase transiente che qui non è rappresentata, che è simile per la sabbia a quella che avete visto prima, no? Qui, se pensate, qui è un metro invece che 4 metri, ma è come se qui ci fosse per esempio la falda, no? A un certo momento, dopo un po', cosa succede? Succede che nella sabbia si
si viene a formare di nuovo una condizione simile idrostatica o come sembra idrostatica, anche se non parte da zero, ma, cioè non arriva a zero, quindi c'è una falda qui, c'è semplicemente una superficie di discontinuità, cambia il materiale. Poi qui dentro avete grosso modo la stessa tipologia di eventi che avevate verificato anche prima. E sulla scala dei tempi del movimento dell'argilla, i movimenti all'interno della sabbia sembrano sempre movimenti che passano praticamente da uno stato idrostatico ad un altro. Anche non è proprio così, perché vedete delle leggere deviazioni verso la superficie del suolo, però non sono così marcati. Cosa succede nel campo della conducibilità del contenuto d'acqua del suolo? Succede una cosa strana. Questo è il contenuto d'acqua del suolo, e in particolare vedete che c'è una discontinuità nel contenuto d'acqua del suolo. La psi e comunque H è continuo, perché quello è il motore della dinamica. Quando c'è un gradiente di H più psi, tutto si muove per fare in modo che questo gradiente venga eliminato. Però a questo psi, che vedete, la condizione iniziale, che è quella disegnata in violetto lì, che è qui, dice che all'istante iniziale, ad un metro di profondità, abbiamo qui un contenuto d'acqua che è dello 0,25. Nell'argilla il contenuto d'acqua è molto più alto, è quasi 0,4. E quindi è più prossimo alla saturazione, che qui è imposta a 0,5, la porosità è 0,5 in questo suolo, molto grande, però è 0,5, però c'è una discontinuità, si manifesta una discontinuità nel sistema. Quindi le suzioni, i gradienti tendono ad essere, sono continue. I contenuti d'acqua possono essere discontinui quando noi abbiamo due mezzi che abbiano caratteristiche diverse poste a contatto. Qui la situazione che vedete disegnata e che vi ho espresso risulta ancora più marcatamente evidente quando vado a disegnare il gradiente totale. Vi ho detto che ho dovuto per fare un disegno delle varie curve che fosse significativo, ho dovuto intervallare i vari profili di contenuto d'acqua talmente tanto che nella sabbia avevo sempre profili praticamente idrostatici, e questo si vede qui, perché quando vado a disegnare il gradiente del carico totale ottengo 0. Sono tutte delle verticali, delle rette verticali, quindi il gradiente lungo Z nella sabbia qua è sempre 0. Viceversa, nell'argilla ho una dinamica molto più complessa che quella che andate a verificare in questo caso. È anche un po' strana, insomma, in alcune cose. Quindi quello che abbiamo visto è che prima quali sono gli elementi che ci servono per risolvere le equazioni, poi ho supposto che appunto voi li aveste, noi li avessimo tutti nella mano, vi ho mostrato quali sono le soluzioni. Vi ho mostrato che le soluzioni ovviamente dipendono dalla tessitura dei suoli, perché i parametri dipendono dalla tessitura dei suoli, però anche dalle configurazioni dei suoli che noi possiamo avere, se noi possiamo avere un suolo omogeneo oppure se abbiamo un suolo ad orizzonti. Per esempio, i contenuti d'acqua cambiano tantissimo. A loro volta anche le condizioni del contorno vanno a determinare
vanno a determinare il cambiamento dei profili, perché per esempio abbiamo visto condizioni del contorno con drenaggio libero, condizioni del contorno dove nulla drenava, e abbiamo visto la falda innalzarsi o così via. Tutte queste, voi sarete chiamati a fare delle simulazioni in cui potrete riprodurre queste situazioni, assumendo dei parametri, facendo delle ipotesi, andando a investigare delle situazioni, magari anche più realistiche di queste, e che rispondano per esempio ad una situazione come quella che si vedeva qui, in cui abbiamo un suolo che ha almeno 1, 2, 3, 4, 5 strati diversi, ognuno con le proprie caratteristiche, ognuno con le proprie conducibilità idrauliche, le proprie curve di ritenzione idrica e così via. Pausa.